Oggi ho negli studi la signora Orlando Elena. Orlando Elena è una mamma di tre figli, sì. Un marito che lavora nelle forze dell'ordine, sì. E lei, diamo del tuo o del tuo? Allora, Elena, tuo marito lavora nelle forze dell'ordine, tu sei stata perché, spiegheremo il perché, docente universitaria, nonché sei avvocato. Sì. Raccontiamo un po' la storia e poi andiamo su tutto quello che dobbiamo dire e dobbiamo fare prossimamente nei prossimi giorni, che è molto importante. Perfetto. Allora, praticamente tanti anni fa tu ti sei trasferita a Roma. Sì, mi sono trasferita a Roma per studiare inizialmente, quindi ho frequentato l'università lì e poi da lì, una volta laureata, ho iniziato a lavorare, mi sono sposata e ho messo su famiglia. Ho avuto un primo figlio, di nome Francesco, lui è tutto a posto. Dopo 7 anni, giustamente, abbiamo deciso di allargare, certo, per allargare la famiglia. E quindi è nata Matilde. Però la nascita di Matilde, da che doveva essere, come la nascita di ogni figlio, una gioia, inizialmente poi si è trasformata un pochino in qualcosa di diverso, perché si è scoperto che Matilde soffre di una malattia genetica rara. E Matilde oggi ha 8 anni. È una bambina bellissima, non perché è mia figlia, ma... Io l'ho vista eccezionale. È una bambina bellissima, però soffre di questa malattia genetica rara, della quale non ci siamo accorti subito. Diciamo che negli ultimi mesi di gravidanza, da una visita normalissima di controllo, il ginecologo mi disse, insomma, che dovevo fare degli accertamenti più accurati. E feci degli accertamenti a Roma e lì mi dissero che finché la bambina non nasceva non potevano pronunciarsi. Nata la bambina, lei è nata a Roma al Policlinico Umberto I, da subito con parto cesareo naturalmente, lei ha avuto un arresto cardiorespiratorio e poi subito in terapia intensiva. È stata in terapia intensiva per 3 mesi, lei da subito dopo 5-6 ore dalla nascita ha incominciato ad avere crisi epilettiche, delle quali non si erano accorti subito. Poi i giorni seguenti mio marito segnalò questo movimento, questi strani movimenti che la bambina faceva all'interno dell'incubatrice e poi da lì hanno fatto questi accertamenti accurati e si sono accorti che erano crisi epilettiche. Lei aveva forse più di 100 crisi al giorno, mia figlia era una crisi epilettica continua. Dopo 3 mesi di terapia intensiva non sono riusciti a Roma a capire che cosa lei fondamentalmente avesse, cioè da che cosa derivava. Ma perché all'epoca... non si sapeva proprio che tipo di malattia era. Sì. Si era evidenziato forse una forma di autismo, aveva pensato qualcosa no, del genere. No, loro credevano fosse un'epilessia, ma dovuto a tutt'altro, a magari tutt'altro. Al parto, alle conseguenze del parto, perché certo. Lei aveva avuto questo arresto cardiorespiratorio. Ma e poi mai pensavano ad una malattia del genere, anche se avevano fatto alcuni accertamenti, alcuni esami genetici, che però non erano tutti negativi. Da premettere che... quando si va a fare un esame genetico dipende tanto anche dall'ospedale dove li fai, certo. Perché i pannelli genetici dipendono da che tipo di a che struttura vengono fatti. Quindi dopo 3 mesi di terapia intensiva Matilde viene dimessa in lacrime da parte di tutti i dottori, le infermiere, perché ormai ma perché non avevano capito che cosa avesse. Quindi ce l'hanno consegnata dicendoci questa è vostra figlia. Noi non sappiamo che dirvi, godetevela giorno per giorno. Mia figlia fu battezzata anche dopo 6 giorni dalla nascita perché loro pensavano che morisse. Quindi siamo usciti da quella terapia intensiva e naturalmente arrivati a casa, il dramma, perché lei aveva una crisi una dopo l'altra, non sapevamo davvero che cosa fare. E quindi... voi ve l'avete già trasferita da Venezia? No, stavamo ancora a Roma. Ancora a Roma? Sì. Stavamo ancora a Roma e quindi da lì giustamente i due genitori non si fermano davanti a vedere una bimba soffrire senza un... certo, un genitore cerca di fare quello che vuole, no? E quindi siamo andati oltre e fortunatamente allora ci hanno indirizzato bene, siamo andati alla Meyer di Firenze e lì fece tutti gli esami genetici possibili perché giustamente è un ospedale più strutturato per queste cose. E lì hanno scoperto questo gene, cioè SCN2A, che è proprio il nome che porta la malattia. Però non c'è una ricerca scientifica su questa? No, assolutamente perché no. Poi i casi in Italia sono pochissimi. Pochissimi. Sono veramente pochi. Perciò la scienza
vedendo pochi casi, non impegna dei capitali a investire no, per queste malattie. Assolutamente. E qua succede qualcosa, tra parentesi, di bello, che vi siete riuniti tutti i genitori di questi bambini e avete cercato di fare, di contribuire, di quello che parleremo, diciamo, a dei contributi, oppure autofinanziarvi, per fare la ricerca su questa strana malattia. Certo. Purtroppo fare una ricerca non è una cosa così facile. Assolutamente. Vi siete riunite queste famiglie per questa malattia, la SCN2A, sì. E come vi siete organizzati? Come siete arrivati a capo di tutte le famiglie? Allora, tutto è nato grazie ad una mamma, che è la mamma di Davide, sì, la mamma di Davide, che è un bambino autistico. E loro vivono a Padova. Lei, inizialmente abbiamo fatto un gruppo WhatsApp e poi da lì abbiamo deciso di creare un'associazione. Di creare un'associazione perché? Che ha sede a Padova, ha sede legale a Padova. Quindi abbiamo creato questa associazione fondamentalmente per che cosa? Diventi famiglia. Sì, perché quando si scopre una malattia genetica rara è un qualcosa di tremendo, non per la famiglia, per chi sta accanto, per la bambina. E quindi lì cosa ti senti? Ti senti innanzitutto solo, perché hai davanti un male che non conosci. E quindi solo e nello sconforto. Quindi noi abbiamo creato l'associazione proprio per innanzitutto una forza da darci a noi stessi genitori, per poter andare avanti. Ma anche per gli altri bambini. Certo, perché che cosa succede? Nell'associazione ci si scambiano le informazioni, certo. No? Quindi se un bambino ha già avuto qualcosa e un altro lo sta avendo, noi possiamo scambiarci le informazioni e darci delle aiuto a vicenda, perché purtroppo non essendoci... Ma poi, chiedo scusa, vi confronto. Con assolutamente sì, con i medici. Assolutamente e dove sì. Vi rivolgete? Come noi base abbiamo un comitato ricerca? Scientifico, ah, ecco. Sì, abbiamo un comitato scientifico con a capo il professor Vigevano, a sede al Bambin Gesù, ma sono poi ci sono anche gli ospedali, c'è il Meyer, ci sono gli ospedali di Padova, ci sono l'ospedale di Bologna, il Grazini di Genova, quindi è un comitato scientifico che ci aiuta in tutto, ci supporta in tutto. Anche se diciamo la sanità in senso. Anche se il Ministero della Salute non riconosce questa malattia, no. Perché non c'è una ricerca no, approfondita. No. E così. Proprio per questo, non essendo riconosciuta dal Ministero, che cosa succede? Succede che non hanno le cure adeguate, non hanno le assistenze adeguate. E le dico fondamentalmente una cosa importante, che la differenza c'è anche da regione a regione. Cioè al nord la malattia è supportata in maniera diversa che non certo. Al sud. Purtroppo ci sono anche queste differenze. Quindi, dicevamo, non essendoci una cura, che cosa si fa? Si va a tentoni, no? Nel dare le terapie ai bambini per curare l'epilessia. Mia figlia soffre di crisi epilettica ancora oggi. Che poi, per far capire un po' chi ci segue da casa su internet, perché noi questa intervista la cercheremo, STV, Globo TV e altre reti televisive, cercheremo di espanderla questa per quello che possiamo, certo. Questo tipo di malattia è la SCN2A, perché è importante per far conoscere agli altri, quando avete dei problemi con i figli, intervenite subito, nel senso che vi dovete accorgere del comportamento del bambino. Certo. E su questo voglio dire una cosa, come si accorge un genitore che ha questa malattia, insomma, che cosa porta le allora, cause? Quali se sono? Compare nella fase neonatale, cioè appena nato, in realtà il bambino ha già le crisi epilettiche, quindi si può nascere come nel caso di Matilde, lei è nata con le crisi epilettiche. Oppure andando avanti nel tempo, se non si annulla la nascita, la prima forma che compare è l'autismo, che è una malattia oggi purtroppo diffusa fra i bambini. L'autismo, che molti genitori, io parlavo con Manuel, presidente dell'autismo della Mesia, molti genitori per vergogna, nascondono la malattia dei bambini, è una cosa gravissima. Molto bisogna grave. Uscire allo scoperto, perché voi salvaguardate i vostri figli per un futuro. Allora dicevi, scusa. E quindi c'è bisogno, poi che cosa succede? Che crescendo il bambino autistico, nel bambino autistico possono comparire le crisi epilettiche. E lì allora davanti a una crisi epilettica si va a fare un esame più approfondito e se si riesce ad arrivare ad uno screening genetico si scopre se c'è o non c'è
la modificazione del gene. Perché poi riguarda anche l'alimentazione, leggevo prima. Sì, perché questa malattia comporta diverse sfaccettature. Si può avere epilessia, c'è encefalopatia epilettica farmacoresistente, cioè significa che anche se prendono i farmaci le crisi ci stanno ugualmente, e mia figlia ancora oggi ce le ha, sono diminuite, ma lei ce le ha. Lei al 99% delle mattine si sveglia con una crisi epilettica. Mia figlia non mangia con le sue mani, non cammina, diciamo che sorride. Mia figlia ha 8 anni, sorride da un annetto, quindi non comunica con gli occhi, questo sì. E io di solito quando parlo di lei mi amo definirmi il suo prolungamento delle braccia, delle gambe, e spero tanto che io possa manifestare il suo pensiero. Perché questo ti fa onore, una mamma fa onore, sia alla mamma che al papà o ai fratellini. Assolutamente, mio marito è una figura importante accanto a me, anche ai fratelli. In questo caso l'unione della famiglia è importante, perché se ha la forza della bambina di andare avanti. Assolutamente, quello che fa è grazie soprattutto ai fratelli, a tutti noi. Lei fa naturalmente fisioterapia, cerchiamo di farle fare il possibile. E dicevamo, questa malattia porta problemi gastrointestinali, gastrointestinali, e molti bambini devono correre poi alla nutrizione parenterale, oppure... Spieghiamo, non siamo medici, che cos'è la nutrizione parenterale? Significa che il bambino viene nutrito con una valvola che viene fatta allo stomaco, quindi viene nutrito in questo modo, perché giustamente non hanno una deglutizione adatta, e quindi si deve ricorrere a questo. Come possono avere problemi respiratori? Mia figlia facilmente da un raffreddore passiamo ad una bronchite. È un soggetto molto fragile, molto. E nel periodo di Covid, scusa, ti faccio delle domande, come avete affrontato il periodo di Covid? Nel periodo di Covid siamo stati chiusi il più possibile, anche se il piccolo ancora andava all'asilo, quindi ho evitato di mandarlo, sinceramente. Il grande è andato a scuola e siamo stati fortunati che è riuscito a non beccarselo. Quindi, però la paura era tanta perché lei già con una bronchite sua ho bisogno dell'ossigeno, quindi io a casa ho la bombola dell'ossigeno, perché lei con una bronchite ha bisogno naturalmente di ossigeno perché è desaturata. Ma sempre guardata 24 ore al giorno, sì, praticamente. Mia figlia si non può stare da sola no. Assolutamente no. L'amore di una figlia, l'amore dei figli in generale per tutti i genitori, vi costringe a venire alla mensa, perché sì, avevate casa vostra. Certo. Ma la domanda è che tutti si faranno a casa. Voi eravate a Roma, sì, dove la bambina, il bambino Gesù potrebbe avere più assistenza. Certo. Di un ospedale di Lamezia, di un centro specialistico che non esiste qua. No, non so se esiste. Non c'è un onore. Come mai l'idea di venire qua e arrivare a casa vostra di nuovo? L'idea è subentrata dal fatto che io con una bambina in queste condizioni ho bisogno di un aiuto, e l'aiuto familiare è importante, quindi qui ho la mia famiglia, di mio marito, io ho lasciato il lavoro, io non faccio più quello che facevo, ho studiato per lavorare, in realtà eri docente universitario, ho lasciato davvero tanto. Il Signore ti premierà tanto per Matilde. Sicuramente, ma già premiato con l'arrivo di Giulio, quindi. Ecco, il terzo genito. Sì. Quindi ho lasciato tutto, però ne vale la pena, perché mia figlia ad oggi è ancora con me, quindi cosa che mi avevano e mi ripetevano tutti i giorni, che non ce l'avrebbe mai fatto. Non so sicuramente come andrà a finire, perché una cura non c'è, quindi non so mia figlia se avrà un futuro. Ad oggi un futuro non ce l'ha. L'unica speranza è proprio la ricerca, riuscire a fare qualcosa a livello di ricerca. E poi la ricerca è importante, giustamente per Matilde e per gli altri 20 bambini in assolutamente Italia, ma è importante per il futuro, perché chissà quanti ce ne saranno, certo, in giro, e nessuno lo dice, qualche genitore non lo dice, come ma ci saranno dei casi che sono neanche stati diagnosticati, perché è una mutazione di un gene scoperto pochi anni fa. Matilde ha 8 anni e quando è nata lei ce n'erano forse 2 o 3 casi in Italia, quindi è stato valutato dal nostro comitato scientifico che il 20-25% dei casi sono stati scoperti, altri non sono stati ancora diagnosticati, e quindi noi
Noi come associazione proponiamo proprio lo screening genetico. La prima forma di ricerca che noi stiamo cercando di sviluppare è proprio questo, è di fare un database dove verranno appunto trasferite tutti i casi di gli screening che facciamo per scoprire altri casi di questa mutazione del gene. Perché però è il brutto Ministero dirlo. Ci dovrebbe dare una mano. Assolutamente. Il Ministero è importante perché una ricerca cambierebbe un po' tutto. Certo. Non c'entra il numero dei bambini. No. Perché purtroppo è crudo. È brutto, siccome infatti. Sono 20 bambini in Italia, il Ministero dice lasciamo perdere. Sono 20 bambini che equivalgono a 20.000, 40.000, 50.000. Non esiste il numero dei bambini. Per cui io prego il Ministero della Ricerca ad affrontare questo argomento, per quello che può servire il nostro appello. Certo. Però è importante perché noi possiamo salvare altri bambini. Assolutamente. E voi, su questa cosa, sulla ricerca dell'SCN2A, hai avuto una bellissima iniziativa. Domenica, sì. Sul corso della Mese Eterna, ci sarà un gazebo, sì. Dove tu, insieme ad altri, altri volontari che mi aiuteranno, altri volontari, ti sei inventata, diciamo, per far conoscere la malattia. Certo. Sul corso, mentre si passeggia, perché è importante, e vi raccomando, soffermatevi sul gazebo, perché è veramente una cosa, noi saremo presenti, sicuramente io sarò presente. Grazie. Facciamo questa iniziativa. Per una raccoltazione di fondi, ma non a scopo di lucro. No, assolutamente. Non esiste scopo di lucro. Questo perché? Questo serve per fare una rete, rete tra genitori, sì. Per avere più informazioni immaginabili possibile, per cercare di fare poi una ricerca. Certo. Perché così si fa rete, si può aggiungere anche chi non ha queste problematiche. Anzi, doppiamente certo. Valore questa cosa. Arriva uno normale che tutto a posto si mette, diciamo, il contributo per la ricerca. Sì. Perciò vi invito domenica, a che ora sul corso? Allora, siamo sul corso dalle 9 alle 13 e ci siamo anche sabato pomeriggio dalle 16 alle 20. È importantissimo. Io mi auguro che queste iniziative che saranno state in tutta Italia si faranno. Sì, sì, perché il 24 di febbraio è la giornata internazionale SCN2A e proprio in occasione di questo abbiamo deciso di organizzare questo evento il sabato e la domenica successiva. SCN2A ha stabilito questa, cioè si stabilisce il 24 febbraio perché il gene è situato sul cromosoma 2 e in 24 posizioni e soprattutto il mese di febbraio, perché nel mese di febbraio ricorre sia la giornata mondiale per l'epilessia sia la giornata mondiale delle malattie rare. Che poi è una cosa che i veri ricercatori di questa malattia, di altre malattie infantili, sono proprio i genitori. Perché come i genitori sanno la patologia osservando il bambino continuamente tutti i giorni, perciò serve questo collegamento, diciamo, tra famiglie, perché ogni giorno ci potrebbe essere una novità detta da lei, detta dall'altra mamma, e questa è la vera ricerca poi. Poi aggiunge la forza del Ministero che, diciamo, contribuisce, sarebbe più facile. Purtroppo delle volte il Ministero non ci sente e le cose mi dispiace. Assolutamente no, perché siamo dei numeri. Servono i numeri, è brutto dirlo, ma servono i numeri, perché un centro di ricerca non ha il numero necessario per fare ricerca su questa malattia, quindi serve fare screening, serve naturalmente sensibilizzare le persone di fronte a questa malattia, perché è una malattia veramente devastante. Bene, io penso di aver fatto, ti ho voluto intervistare, che ho scoperto questa cosa, oggi ti ho chiamato per, se volevi intervenire, ti ringrazio per essere venuto qua in studio. Grazie a voi. A parlare di questa problematica importantissima, guarda, importantissima. Noi saremo presenti e sempre a disposizione per quello che possiamo. STV manderà in onda questo filmato, Globo TV sul sito. Noi amplieremo questa intervista ovunque possiamo. E io vi ringrazio. Perché è importante, ripeto, è importante che la gente sappia. Più siamo e meglio è. Certo. E questa le mie. Il nostro slogan è rari ma non più soli. Esatto, brava. Ci vediamo domenica. Assolutamente. Poi quando c'è domenica pomeriggio. Sabato pomeriggio e domenica. Il 25 che è sabato e domenica 26. Noi ci saremo. Strano. Vi invito ad andare e parlare con
con Elena, che vi spiegherà più o meno tante cose. Anche parlare, conoscere è importante. Condividere le esperienze è importantissimo, veramente importante. Io Elena ti faccio i migliori in bocca al lupo a te, Crepi, a tuo marito e ai tuoi tre gioielli. Grazie. Sono tre gioielli. Grazie. E mi auguro che ne parleremo sempre, che ci sia una ricerca approfondita, ne possiamo parlare sempre. Sempre, certo. Io ti ringrazio. Lo spero. Grazie. In bocca al lupo. Crepi.